Conosci i tuoi campioni su Sportiva, i piloti storici della Formula 1. Ancora oggi c'è chi mi ricorda del duello con Villeneuve del 1979. Gran Premio di Digione. René Arnoux, pilota francese di Grenoble, guida la Renault e in pista si trova a scontrarsi con Gilles Villeneuve, spericolato corridore Ferrari. Tra i due inizia un duello spettacolare e indimenticabile, fatto di sorpassi e controsorpassi. Sul traguardo avrà la meglio Villeneuve, ma Arnoux, da lì in avanti, sarà amatissimo dal pubblico. La Formula 1 di oggi è un campionato per ingegneri, dice oggi René, lui che invece aveva fatto della velocità il suo motto. Negli anni, Arnoux fu anche compagno di Prost, al quale, nonostante l'ordine di scuderia, non cedette la vittoria in Francia. Passato in Ferrari nell'83, Arnoux conquistò il terzo posto iridato, miglior risultato della sua carriera. Per molti pilota in espresso, chiuse con la Ligier, dove si guadagnò la fama di doppiato duro da superare.